Ben rientrati in studio in questa terza e ultima parte di questa ultima puntata dell'anno, ci sarà tempo poi per i saluti e per gli auguri di buon Natale e di fine anno. Andiamo subito a presentare i nostri ospiti. Parto da chi è collegato esattamente da Roma. Un saluto a Vincenzo Picardi, direttore della comunicazione di Honda Motor Europe Italia, divisione auto. Buonasera Vincenzo, grazie di essere con noi anche se non fisicamente qui in studio. Grazie a voi dell'invito e buonasera a tutti. Con noi in studio, giornalista ma anche amico, direttore di RMC Motori, Paolo Ciccarone. Ciao Paolo. Ciao a tutti, buonasera. Non poteva mancare anche un'auto in questa ultima puntata dell'anno, in questo ultimo blocco di questa puntata, la nuova Honda Civic che porta in dote, Paolo, tantissime novità. Allora, per una volta, prima di far parlare l'ospite, diciamo, partiamo da chi è qui con me in studio. Due battute veramente velocissime prima di andare su Vincenzo su questo modello che insomma rappresenta una parte importante, no, della storia di Honda, che si è evoluto tantissimo, una configurazione direi anche dal punto di vista proprio anche di design, non solo tecnologico, totalmente nuova, inedita, molto forse anche, non dico differente, ma evoluta, no, rispetto alle versioni precedenti. Ci racconti un po' per cosa rappresenta per te questa vettura? Beh, intanto io sono un appassionato di corsa perché seguendo la Formula 1 con Honda, campione del mondo in Formula 1 con Red Bull, l'occhio è più legato allo sport e quindi più che la Civic qua io sono più attratto dalla Type R, che il buon Vincenzo sa che io stravedo per quella macchina, anche perché è ritenuta unanimemente quella col motore più performante, con un telaio incredibile. Ecco, partendo dall'alto, dalla Type R, l'ultima Civic ha ereditato queste caratteristiche, ovvero passo carreggiata diversi, più spazio all'interno, ma siccome oggi si parla molto di impatto ambientale, Honda, grazie alla propria esperienza nel settore per quanto riguarda i motori ibridi, hanno creato questo nuovo sistema HEV, quindi un ibrido di ultima generazione, che forse dal mio punto di vista è il pezzo forte di questa vettura. Quindi, fermo restando lo spazio, l'abitabilità, la linea, perché bisogna dire che Civic ha fatto un grossissimo passo in avanti, perché uno dei difetti che aveva questa macchina era quella di essere troppo orientale, troppo giapponese. Adesso, se vediamo un pochino gli stilemi, il frontale, la linea, ma anche guardiamo un pochino anche il posteriore, il hatchback, quindi il portellone, è diventato una specie di berlina coupé dai gusti molto occidentali, molto europei, quindi è diventata anche bella e gradevole alla vista. E da questo punto di vista, oltre che interessante e appetibile, perché quando una macchina è bella piace, mentre invece prima era un po' tagliata con l'accetta, ma riferisco un po' alle versioni precedenti, il buon Vincenzo magari me lo potrà confermare, perché noi italiani, noi europei abbiamo questo gusto per lo stile. Stavolta hanno aggiunto, oltre agli spazi, alla tenuta di strada che è tipica di Civic ed è stata migliorata, questo contenuto tecnologico di questo motore ibrido ultima generazione a ricarica continua, che garantisce veramente delle prestazioni incredibili. Qui bisogna fare tanto di cappello ai giapponesi, a Honda in particolare. Vincenzo, Paolo è preparatissimo, ha riassunto già tutto lui, puoi non rispondere alla prossima domanda. Esatto, intanto voglio tranquillizzare Paolo sulla Type R, non ti delideremo, quindi insomma adesso tra qualche mese debutterà la nuova, per cui ti toglierebbe le soddisfazioni. A parte la battuta, tornando a Civic, sì, ha riassunto benissimo Paolo, questa nuova generazione di Civic, che peraltro celebra i suoi 50 anni di storia, ricordiamo la prima è stata introdotta nel 1972, è completamente cambiata rispetto alle precedenti generazioni, soprattutto da un punto di vista stilistico, dove gli ingegneri, i progettisti Honda hanno compiuto un grande lavoro proprio per cercare di dare alla vettura, oltre a quelle doti di spazio e versatilità che hanno sempre contraddistinto anche le versioni precedenti, un design molto pulito, molto elegante e che comunque fa di questa vettura uno, diciamo così, dei principali punti di forza. Ovviamente non è soltanto il design interno ed esterno che contraddistingue questa nuova versione di Civic, se vogliamo appunto la novità più importante è rappresentata dal propulsore ibrido, per l'esattezza un motore benzina 2000 ciclo Atkinson affiancato da due motori elettrici, per cui un full hybrid, dove però la componente elettrica è determinante, nel senso che in termini di erogazione e di prestazione di energia, poi in realtà l'80-90% del lavoro in tutte le condizioni di guida viene effettuato dai motori elettrici. Questo ovviamente si traduce in grandi prestazioni unite a dei consumi che collocano la Civic ai vertici della categoria. Quindi sicuramente un prodotto che
a un mese e mezzo dalla sua introduzione sul mercato, ci sta dando già grossissime soddisfazioni in termini di vendita. Paolo, la storia, come dicevamo all'inizio, di Honda Civic è una storia cinquantennale ormai. Cinquantennale, esatto, importante. Che effetto ti fa? Che poi un po', volendo allargare un po' la domanda, è un po' quello a cui stiamo assistendo un po' per tutti i costruttori di automobili oggi, a un, come dire, a un'evoluzione che non è solo tecnologica, non è solo legata alle motorizzazioni, ma è proprio anche un'evoluzione anche sullo stile, cioè che ci porta veramente a una configurazione dal punto di vista proprio di divisione di quelle che sono le linee, veramente di rottura forte rispetto al passato. Beh, intanto Honda è uno dei maggiori produttori di auto al mondo, scusami Vincenzo se sbaglio, ma sono quasi 8 milioni di veicoli prodotti nel 2022, se non vado errato. Quindi è un costruttore globale e deve avere un prodotto che deve andare bene sul mercato europeo, il mercato asiatico e soprattutto anche sul mercato americano, che rappresenta sempre uno dei punti di forza, soprattutto per quanto riguarda certi prodotti Honda alto di gamma. C'è stata un'evoluzione continua, perché all'inizio Honda, ricordiamo che è una casa che fa sia auto sia moto, quindi con le due ruote è un gigante, basta vedere un pochino quali sono i dati di vendita a livello internazionale per capire qual era la realtà di questo costruttore. Dal punto di vista automobilistico erano partiti proprio 50 anni fa con quella che era la visione tipica giapponese, tipico orientale, quindi molto futurista, almeno una visione futuristica nel loro ambito, ed era un pochino quello che facevano un pochino tutti quanti i costruttori. Sono passati dall'omologazione, perché se tu prendevi una Honda, una Mitsubishi o una Toyota, quello che era, praticamente facevi fatica a distinguere dall'interno una macchina dall'altra. Sono andati sempre più verso un discorso di personalizzazione, una personalizzazione che con la linea si è evoluta per dei prodotti che sono stati accettati e graditi in tutto il mondo, quindi non solo il mercato giapponese. E poi l'ultimo step è quello evolutivo della tecnologia, perché non dimentichiamo che i motori ibridi sono nati in Giappone nel 1999, nati in Giappone dal punto di vista commerciale, che hanno creduto a questo tipo di motorizzazione, e quindi la tradizione, l'innovazione, la tecnologia più quelli che sono oggi i requisiti di una vettura, ovvero gli ADAS, i sistemi di sicurezza, perché oggi è impensabile avere una vettura che non abbia queste dotazioni di sicurezza, dall'assistenza alla frenata al salto della corsia, mi viene difficile proprio anche da raccontare, e quindi bisogna presentarsi con un prodotto che sia esteticamente bello, gradevole, piacevole per diversi mercati. Certo. Che però hanno dei gusti diversi, perché un americano ha un gusto diverso rispetto a un europeo, che ha un gusto diverso rispetto a un asiatico. Per esempio in Asia, il mercato cinese, si privilegia maggiormente gli spazi, quindi non è quanto la macchina può fare, ma quanta gente può portare a bordo, e questo spiega perché Honda Civic nell'ultima generazione si è aumentata in questi spazi, proprio per venire incontro a quelle esigenze. Però c'è il discorso stilistico, a me piace moltissimo il frontale di questa vettura, perché è un frontale che ha un qualcosa di sportivo, di grintoso, ma nello stesso tempo elegante e proporzionato, e quindi viene incontro anche ai gusti che sono quelli europei. E da questo punto di vista la praticità di una macchina che sul mercato americano va benissimo, perché il portellone e lo spazio dietro sono proprio quelli che cercano gli automobilisti americani. Quindi mettendo insieme tutto questo mix, oggi abbiamo un Honda che presenta dei prodotti moderni e all'avanguardia. E in più, ripeto, la vittoria in Formula 1 a dimostrazione che un certo tipo di tecnologia, un certo tipo di visione ti porta a dei risultati non solo sulle strade ma anche in pista. Vincenzo, ci raccontavi prima che siete molto soddisfatti di quelle che sono le performance di vendita, insomma, chiaramente mi riferisco al mercato italiano. Vi aspettavate questo feedback così immediato? Oppure no? Ma allora, intanto, se mi consenti, volevo tornare un attimo su quanto diceva prima Paolo. C'è un passaggio fondamentale sull'evoluzione tecnologica di Honda. Infatti Honda, che ovviamente è conosciuta da sempre per la sua capacità di innovare proprio dal punto di vista tecnologico, è stata, se vogliamo, tra i marchi, tra le case pioniere nello sviluppo della tecnologia alternativa, quindi per intenderci l'ibrido è una tecnologia che Honda ha in casa già da decenni, già peraltro introdotta diversi anni fa su altri modelli,
poi ovviamente il mercato aveva una situazione per cui non c'era una forte domanda, diciamo così, di alimentazioni alternative, perché soprattutto in Italia il diesel la faceva ancora da padrone, per cui la tecnologia è rimasta, diciamo così, un po' giacente, in giacenza e latente per qualche anno. Ovviamente adesso lo scenario è completamente cambiato, per cui Honda è in grado, infatti, con questo schema full hybrid, quindi qui parliamo veramente di una tecnologia in cui, ripeto, la componente elettrica è assolutamente determinante, e questo, diciamo, fa sì che rispetto ad altri marchi noi siamo in una situazione sicuramente di assoluta avanguardia nel mercato per quanto riguarda l'offerta di prodotti elettrificati. Aggiungo, se mi consenti, che anche l'idrogeno, che è un'altra tecnologia ovviamente a impatto zero, a celle a combustibili, Honda ha anche sviluppato questa tecnologia in passato e l'ha anche adottata su modelli, pochi si ricorderanno, la FCX Clarity, che seppure con pochissimi esemplari è stata commercializzata in alcuni mercati non europei. Quindi parliamo di innovazione, parliamo di sviluppo tecnologico, parliamo di una tecnologia che è assolutamente all'avanguardia. Tornando a Civic, considerando la struttura del mercato attuale, che è molto orientato sui SUV di varie dimensioni, ovviamente una berlina di un segmento C non ha un mercato vastissimo in Italia, motivo per cui quando abbiamo lanciato la Civic, onestamente non ci aspettavamo un ritorno così importante in termini di vendite, ma sebbene siano passati soltanto 2 mesi, devo dire che la risposta da parte del mercato è stata molto positiva, proprio perché in Civic si riesce a trovare un prodotto non soltanto tecnologicamente avanzato, ma anche da un punto di vista stilistico, e qui ci metto dentro non soltanto il discorso dell'estetica, delle linee, ma anche il tema dell'aerodinamica, della sospensione, del telaio, della guidabilità, si porta dietro dei vantaggi notevolissimi che sono stati da subito, diciamo così, accolti favorevolmente da appunto quei clienti che in questi giorni stanno confermando un elevato livello di interesse nei confronti di questa vettura. Senti, Vincenzo, scusami, Paolo prima citava da grande esperto qual è di Formula 1, quanti gran premi, Paolo? 507. 507 gran premi, insomma, vissuti non da, insomma, da remoto, ma direttamente in location. Citava questo connubio con la Formula 1, poi è chiaro che diventa sempre difficile far passare un concetto che può sembrare, come posso dire, astratto, no? Ai più. In realtà invece la combinazione tra quello che è lo sviluppo nel mondo della competizione per poi arrivare al prodotto stradale è molto vicina, molto, molto importante. Quanto vi ha dato l'esperienza di questi ultimi anni e chiaramente anche il riferimento alla vittoria di cui poco fa Paolo parlava? Tantissimo, tantissimo, perché questo è un passaggio chiave. Allora, il motorsport, e quindi nel caso delle auto, la Formula 1, ci ha insegnato e ci insegna, al di là ovviamente delle vittorie, della grande soddisfazione che ci inorgoglisce, che tira fuori un po' tutto il valore dell'heritage di Honda per quanto riguarda appunto le competizioni motoristiche, quindi la Formula 1, ci fa guardare anche un po' ai successi del passato, però tantissimo, perché in realtà lo studio, e quindi quello che Honda ha realizzato nell'ambito del motorsport e poi è stato successivamente applicato sulle vetture di produzione appunto di serie, di massa. Quindi in realtà lo sviluppo di queste nuove tecnologie nasce proprio nel motorsport, nasce proprio nella Formula 1, in particolare per quanto riguarda la Power Unit ibrida, e dopo aver testato questa nuova tecnologia nel motorsport, poi ovviamente questi propulsori sono stati ovviamente impiegati sulle vetture di produzione di serie. Per cui c'è questo parallelismo che ormai da anni è fondamentale per le strategie di sviluppo dei nostri prodotti, per cui tutte le nuove tecnologie, e in particolare quelle legate appunto alla tecnologia ibrida, nascono dal motorsport per essere poi implementate, migliorate, applicate a quelli che sono i prodotti che vediamo su strada tutti i giorni. Vincenzo, in chiusura, prima di salutarci, ci siamo chiaramente concentrati sulla grande novità di questo periodo per voi, che è appunto la nuova Honda Civic. Ti chiedo, chiaramente siamo a un passo dalla fine dell'anno, come state lavorando alla prossima
stagione 2023, che tipo di insomma, novità anche ci si può aspettare da parte di Honda, soprattutto chiaramente legate all'Italia? Allora, intanto Honda aveva annunciato nel 2019, quando abbiamo introdotto il nostro SUV CR-V, un percorso di elettrificazione della gamma che aveva quello, come obiettivo quello di avere i principali modelli elettrificati entro il 2022. Ci siamo riusciti e Civic è l'ultimo modello che completa la nostra gamma elettrificata, all'interno della quale abbiamo anche una City Car, la Honda E, che è 100% elettrica. Guardando al futuro, quindi 2023, ormai ci siamo, è previsto un piano di ulteriore ampliamento e espansione della gamma nel segmento prevalentemente dei SUV, perché è quello che ovviamente assorbe la domanda più importante in questo momento in Italia, e abbiamo annunciato l'introduzione di 3 nuovi modelli nella seconda parte del 2023. Il nuovo CR-V completamente rinnovato, che debutterà anche con tecnologia plug-in hybrid, un nuovo SUV B, quindi SUV di piccole dimensioni, totalmente elettrico a batteria, e un nuovo che chiameremo NY1, e un nuovo SUV C, quindi leggermente più grande, full hybrid, che sarà chiamato ZR-V. Quindi è previsto un piano di espansione della gamma con l'introduzione di 3 nuovi modelli a partire dalla seconda metà del 2023. Grazie ai nostri ospiti. Saluto per primo Vincenzo Piccardi, lo ricordo, direttore della comunicazione Honda Motor Europe Italia, divisione auto. Vincenzo, grazie per essere stato con noi alla vigilia di Natale. Grazie a voi e un saluto e un augurio a tutti. Grazie. E chiaramente un saluto e ringraziamento a Paolo Ciccarone, direttore RMC Motori, sempre molto sul pezzo. Grazie Paolo. Grazie a voi e tanti auguri di buone feste a tutti quanti. Grazie Paolo. Io ne approfitto per salutare tutti voi. L'ultimo appuntamento di quest'anno termina qui. Safe Drive vi augura un buon, chiaramente, Natale, un buon fine anno e un 2023 fantastico da parte di tutta la redazione, di tutti i collaboratori, dalla regia, insomma di tutte le persone che hanno supportato e aiutato a rendere vivo questo programma con più di 45 puntate prodotte anche in questa stagione. Un saluto anche da parte mia, ci rivediamo nel 2023, a prestissimo, ciao!